Shutterstock Music. Ciao amici, tutto bene? Siamo qui al Boschetto Eventi per una grande serata. Una grande serata con tanti amici nostri, cantanti. E difatti andiamo a spulciare e vedere che cosa stanno combinando prima di esibirsi al nostro festival. Andiamo, venite. Ce ne sono due lì, andiamo a vedere che cosa stanno facendo. Ragazzi, ciao. Buonasera. Buonasera Massimo. Massimo, buonasera. Minchia, ma vuoi far parlare per forza? Eh? Sempre con questo Massimo, Massimo. Lo sai che non mi devi fare mai il mio nome. Silenzio, devo stare zitto. Nessuno deve sapere che sono qui. Quindi facciamo parlare il nostro giovane amico. Il nostro pecciotto. E parliamo. Tu puoi parlare, io non parlo. E mi raccomando a quello che dici, eh? Tranquillo. Poi è fatta di donne questa serata. Ok, vanno tutti da loro. Dunque, piacere a tutti, io sono Bob Matti. Questa sera come Mattia Cauda sarò presentato. E devo dire che è un traguardo importante arrivare nella città mia, anche se di adozione fondi, e portare avanti la musica con Cinzia, che conosco tra l'altro. Mi ha invitato a questo splendido festival e quindi niente. A prescindere dal traguardo, in bocca al lupo a tutti e buona musica. Allora ripresentiamoci perché non lo so. Viva! Beh, c'è da dire che non mi hanno fatto fare nemmeno una domanda, perché questi sono partiti che già sapevano cosa dire. Però intanto conosciamo questi nostri ragazzi. Te sei Mattia Cauda, in arte Bob Matti. Io sono Massimo Treglia, Troi. Cioè a un certo momento non so chi sono, ma ci persone, poi identità tutti questi personaggi, non so più chi su. E stasera ci divertiamo, però siamo qui tanto per cantare, come dice Nino Manfredi, tanto per cantare. Che dici Mattia? Mattia, che dici? Che dici Nino Manfredi? Tanto per cantare. Perché c'è un frizzico? Decore! Bravissimi! Shutterstock News. Ciao signori, come state innanzitutto? Beh, qui abbiamo il nostro figlioletto che si esibirà questa sera. Ma io non voglio porre la domanda a Delio, io voglio porla al papà. Come te senti? Ma io tranquillo. Ogni tanto dal genitore gli faccio qualche ripresa, lui si incavola che lo riprendo sempre sul canto, però posso dire che c'è una bella voce, non è perché è mio figlio, però è in gamba, molto molto bravo. E della tua opinione non potrebbe suo figlio che esserne contento, anche perché lei so che è un bravo musicista. Vabbè, io suono, è l'hobby che c'ho questo, non è che sto ad altri livelli, però mi piace ascoltare musica, vabbè io sono del 62, c'è la musica mia, stiamo parlando di altri generi, altre cose, però lui lo stimo tanto perché lui ha abbracciato un tipo di musica che è fuori dal comune, sì, che non tutti lo fanno, eppure è un po' difficile interpretarla perché sono stati grandi interpreti, cantanti, cantautori e sono contento di quello che farà e speriamo insomma che ci abbia un futuro almeno a livello musicale roseo, perché questo è quello che gli auguro. Esatto, okay. Chi insiste persiste. Speriamo. Vero Delio? Viva! Delio, quali sono le tue impressioni questa sera? E voglio sapere da te cosa vuoi fare da grande? Non lo so. Come non lo sai? Dai, sii sincero. Cioè, il canto per me... Aspetta! Ok. Il canto per me è una passione personale prima di tutto, poi spero che possa diventare anche una fonte di lavoro e guadagno in futuro, se ci sia la possibilità. Questo è tutto. Beh, in realtà è giusto, perché effettivamente chi crede nella musica e nel canto deve coltivare la propria passione e deve far sì che la sua passione diventi comunque un'arma di strumento per poterci lavorare e per poterci poi guadagnare in futuro. È giusto quello che tu pensi. Ora, da che l'hai detto, devi metterlo in pratica. Certo. Vediamo. Quindi, dai è tutta.
come dice la romana, dagli tutta, bravissimo. Ma vorrei sentire anche i nostri parenti di Delio Cursi, la nonnina, la nonnina. Vieni Delio, andiamo dalla nonnina. Voglio sentire prima la nonnina. Nonnina, è la prima volta che vedi suo figlio esibirsi, suo nipote esibirsi? Sì, adesso qui è la prima volta. E qui è la prima volta, ma l'hai visto che si è esibito anche altrove? Sì, 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 anche altrove. Quindi lei ha sempre fatto il tifo per suo nipote? Sì, sì. E com'è suo nipote? Bravo a cantare. Non deve essere di parte però, eh? Com'è suo nipote? Insomma, un bel ragazzo, simpatico, bravo a cantare. È bravo a cantare, brava signora. E lei che ride tanto, chi è? La sorella. Sorella del cantante. Beh, che impressioni hai vedere tuo fratello che canta ad ogni concorso, ad ogni festival? No, il fratello è bravo, solo che quando sta a casa rompe un pochino. Le scatole, solo le scatole. Amore, io so che tu sei la più grande forse che parteciperà al festival. Sì, ma perché, dimmi, quanti anni hai? 8. 8 anni? Beh, forse più grande no, ma più piccola sì, eh. Allora, io ti ho sentito cantare durante le prove. Devo dire che sei molto brava e vorrei che tu dicessi a tutti quanti quale canzone stai per portare sul palco. Quando vieni il dicembre di Tosca. Ma, è bella, una canzone molto impegnativa per una bambina di soli 8 anni, eh? Tu sei in grado di farla? Sì. Perfetto, vuol dire che sei qui a tutto giusto al Castle Fondi Music Festival. Tesoro, questa è la seconda volta che ci vediamo a Fondi, vero? Sì. E che cosa provi questa sera a distanza di 3 mesi dall'ultima edizione del Castle Fondi Music Festival? Alleluia! Wow, alleluia! Ma oggi qual è il tuo scopo? Beh, intanto divertirmi, poi... Poi? La verità, no, la verità, voglio la verità. No. Cosa vuoi fare stasera? Vuoi vincere? Non proprio. Dai, sì, voglio vincere, dite la verità. Perché solo in questo modo potete vincere, capito? Dovete essere sempre determinati. Quindi che cosa vuoi fare questa sera? Voglio vincere. Bravissima! Ovviamente tutti i ragazzi vogliono vincere e vogliono partecipare al Sanremo Doc, oltre a vincere il mio trofeo. Quindi lei, che persiste, sicuramente qualcosa vincerà. E io non posso altro che augurarvi tutto il meglio per questa edizione, versione Winter. Yasmin, quale canzone ci canterai questa sera? Alleluia. Alleluia, ok. E quali sono i tuoi prossimi progetti usciti dal festival? Beh, ho tanti altri concorsi. Tanti altri concorsi. Dimmi un poco, cosa stai combinando? Beh, dovrò andare a Tour Music Fest, a Modol. Forse riparticiperò al Cantagiro e al, non so, devo vedere per il futuro. Beh, cosette da poco, la bambina già le dà ben chiare, questo lo devo dire, deve partecipare qui, fare un'ospitata lì. Beh, complimenti Yasmin, questa è la professionalità, il modo giusto per andare avanti. Quindi tu sei sulla strada buona, continua così e sei sempre genuina come lo appari del resto. In bocca al lupo tesoro. Viva! Viva! Io lì vedo altri cantanti del festival, ma andiamo a chiedere qualcosa a loro. Ragazzi, buonasera, scusate l'intrusione, però vedo che qui c'è una chitarra.
da un non concorrente, mentre l'altro concorrente è accanto. Mi saprete dire che cosa state combinando? Tutti pezzo. Marco Mengoni in un giorno qualunque, provando. Stava scalando la voce, scaldiamo un po' la voce. Quindi questa sera tu ti esibirai con quale inedito? Un brano scritto da me e Jacopo, Sei quella si intitola. E questo è il mio amico Alfi, la mia mascotte. Mi viene dietro, mi vuole un bene dell'anima. E vedo che questi ragazzi sono molto emozionati, però la chitarra in mano al tuo accompagnatore che cosa ci fa? È solo per scaldarci un po' e per provare la canzone che è dell'inedito anche che canteremo, che canterà dopo lui sul palco, quindi stiamo un po' preparandoci, vincendo la tensione. Joel, volevo chiederti un'ultima cosa. Cosa vuoi fare da grande? Da grande, anche se sono già grande, cantante vorrei fare. Qual è il tuo scopo? Diventare cantante per? Per passione mia, ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel sangue, l'amore. E per i miei amici, insomma. Chi crede in me? Io penso che questa sia stata una delle più belle risposte che un ragazzo poteva dare, per cui noi non possiamo altro che augurarti un grosso futuro. Grazie a tutti voi. Ciao a tutti, ciao, ciao. Shutterstock News. Prima di iniziare la serata io ci tenevo in modo particolare a salutare gli ospiti, cioè i padroni di casa che ci hanno qui ospitati, quali Fabio e Antonino Iannone. Grazie per la loro ospitalità che come sempre ci sostengono alle nostre più importanti iniziative. Ora iniziamo nel salutare la nostra giuria. Presidente di giuria, Jessica Calamiti, insegnante danza del ventre e movimento del corpo. A seguire Vito Cardelli, conduttore di Sanremo Doc Diversamente. Ospite d'onore della serata, l'ideatore nonché il direttore artistico del Sanremo Doc, Danilo Daita. Non finisce qui. Pensate, circa 12 giorni fa, direttamente ad Ischia, è stata incoronata Miss Europa 2017. Signore e signori, Miss Europa in tour, Marika Bette in arte Husky Model. Marika sarà la nostra madrina della serata e farà parte integrante della giuria. Ed ora volevo, prima di iniziare la serata e farvi conoscere i nostri concorrenti, ci tenevo a ringraziare innanzitutto gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa serata, in particolar modo a Rapid Red di Tullio Stefano, che conoscete tutti qui a Fondi, è un nostro pilastro importante, una nostra colonna importante, nonché la palestra Over the Top di Stefano e Daniele Notarianni, l'angolo fiorito di Norma Tagliavento, Cuore di Crema, la quale questa sera ci delizierà con i suoi deliziosi salati. Toni Carroccia di Ceramiche Carroccia. E non è finita qui. Coffee System di Alessandro Sansoni. Carlo Vespoli della profumeria Vespoli di Napoli. Pensate, nonostante è di Napoli, lui ha sempre abbracciato e condiviso i miei progetti. Per questo io ringrazio Carlo Vespoli. Ed ora volevo iniziare con il primo concorrente. Signore e signori, Bob Matti. Bob
Bob, buonasera. Bob, microfono. Bob. Sì. Tuo nome d'arte? Esatto. Ok, volevo chiederti cos'è che ci delizierai questa sera? Beh, io ho portato un brano inedito poiché sono un cantautore che è totalmente dedicato alla musica e a tutti questi anni di note musicali. Ok, come si chiama questo? L'avvio. Perfetto. Grazie. Proviamo a tenere le mani a tempo tutti, facciamo un esperimento tutti insieme. Le mani a tempo così, dai. Ok. Quando sto con te ho cancellato tutte le paure, ne ho subite di torture, ma adesso io sto con te, io sto con te, in ciò che ci circonda non sono sempre stato lì, a volte solo barriere pronte a darci la via, creiamo mille atmosfere, chiediamo miracoli solo per darci la via, solo per darci la via, il tempo passa sì, ma tutto si romperà, basta solo crederci, già. Poi tutto arriverà, cambi casa, lavoro, città, vivi per cercare la tua dignità. Ma tu ricordati sempre che, tu ricordati sempre che ciò che ci circonda non sono sempre ostacoli, a volte solo barriere, con te andarci la via, creiamo mille atmosfere, chiediamo miracoli, solo per darci la via, solo per darci la via, essere liberi se non apprezzo, ma aiutiamo chi purtroppo è diverso, accettiamo chi purtroppo si è perso e chi ha la vita persa. Come un puzzle, poi ritrova sempre i pezzi e non è mai un puzzle, sono segni del destino che conti, ciò che semini raccogli, basta sudare un po' di più, fino a che non raggiungi la vetta, basta non avere fretta, basta insegnare al cuore a credere, ancora di non smettere, ma è un'ora di battere. Di non smettere, ma è un'ora di combattere. Mani su! Ciò che ci circonda non sono sempre stato lì, a volte sono barriere, con te andarci la via, creiamo mille atmosfere, chiediamo miracoli, solo per darci la via, solo per darci la via, da quando sto con te, mani, ho cancellato tutte le paure, ne ho subite di torture, ma adesso io sto con te, io sto con te, da quando sto con te, con te, con te. Io sto con te, con te, con te. Di ciò che ci circonda non sono sempre stato lì, a volte solo barriere, con te andarci la via, creiamo mille atmosfere, chiediamo miracoli, solo per darci la via, solo per darci la via. Io sto con te, ho cancellato tutte le paure, non subite di tortura, ma adesso io sto con te, con te, con te. Mani su, mani su, oh yes. Io sto con te, no, no, da quando sto con te, con te, con te. Io sto con te, da quando sto con te, con te, con te, io sto con te, da quando sto con te, con te, io sto con te. Grazie. Mattia Cauda, in arte Bob Matti. Grazie. Shutterstock.
Martina Marcella. Martina, da dove vieni? Vengo dal vino. Anni? 15 anni e studio canto da 3 anni. Ok, Aquino, provincia di Frosinone. Perfetto, cosa ci canterai? Turning Tables di Adele. Please. Emozionato.
Pensate, lei è la più grande del nostro festival. Desiree, buonasera. Dire ai signori quanti anni hai? 8 anni, visto? Avevo ragione, la più grande. Ma Desiree, ascolta, è la prima volta che ti esibisci davanti al pubblico? No. No? Perché? Dimmi, dove hai partecipato? A Fuori Classe. A Fuori Classe, che è un altro concorso? Sì. Perfetto. E questa sera che cosa ci canterai? Quando viene dicembre, di Tosca. Quando viene dicembre? Sì. Ok, quando viene? Prego! Ci fu un tempo, non molti anni sono, in cui vivevamo in un mondo incantato, fatto di eleganti palazzi e di feste grandiose. L'anno era il 1916 e mio padre Nicola era lo zar di tutte le Russie. Stavamo festeggiando il 300° anniversario dell'ascesa al trono della nostra famiglia e la mia dolce amata nonnina mi fece il dono più prezioso che potessi mai desiderare. Racchiuse la nonna in un carillon che poteva essere azionata solamente tramite un ciondolo che avrei portato sempre sul mio cuore. Quella notte furono distrutte molte vite e quello che era sempre stato adesso era scomparso per sempre. E mia nonna, la mia adorata amica, da quel giorno non l'ho mai più vista. Buonasera. Buonasera a te, Yasmin.
Te è la seconda volta che partecipi al nostro festival, vero? Sì. Evidentemente ti sei trovata bene. Questa sera che cosa ci canterai? Alleluia. Alleluia! There was a secret chord that David played, and he plays the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the breathful king. Buonasera a tutti. Buonasera Marika. Buonasera, spero che vi stiate divertendo. Signori, un applauso. Aski Model, nome d'arte, giusto? Sì, esatto. Aski, prima di passare la parola al nostro pubblico, volevo farti in primis io la domanda.
te è da 12 giorni circa che sei stata incoronata Miss Europa in Tour 2017 e già vedo che ti alterni dall'Alta Italia in Bassa Italia, insomma, per i vari lavori, shooting, ospitate e cose varie. La mia domanda è questa: quali sono le tue impressioni, le tue riflessioni su tutto ciò? Come la stai vivendo questa vittoria? E quali sono le tue ispirazioni e i tuoi progetti futuri? Perché il titolo di Miss Europa l'hai ottenuto. Ora? Allora, beh, partiamo dal fatto che io già faccio la modella e più che un lavoro è per prima cosa una vera e propria passione. Io aspiro ad arrivare in alto, diciamo, perché mi piacerebbe molto, insomma. In alto cosa significa? Insomma, essere riconosciuta anche a livello nazionale, non solo per il titolo, ma anche come modella. Ed è giusto. E inoltre adesso sto puntando a diventare, insomma, attrice. So che non sarà una cosa facile. No, bisogna studiare. Infatti sto vedendo, insomma, di iniziare a studiare recitazione. Esatto, devi frequentare una buona accademia d'arte drammatica che comunque ti insegnerà la dizione, anche il modo, insomma, di interpretarti con il corpo stesso e tutto il resto, che è molto diverso dal lavoro di modella. Sì, è vero. Beh, io principalmente adesso continuerò comunque sulla mia strada e cercherò per quel che posso di fare il mio meglio per riuscire ad arrivare anche lì, diciamo. Io ora invece mi volevo rivolgere un attimo al pubblico e volevo magari che qualcuno del pubblico porgesse la domanda alla Miss Europa. Chi è che alza la mano? Vengo io. Aspetta che vi raggiungo. Allora, io in realtà ho una passione che, diciamo, non è proprio da Miss. E questa passione è che sono un amante dei motori, quindi diciamo tutto l'opposto. Tant'è che pratico motocross fin da quando sono piccolina, diciamo. Poi sono una super appassionata di tuning, modifiche delle macchine, delle moto, eccetera. E corro anche con... Beh, l'applauso ci vuole! Corro anche con l'app Car, però elaborata a prototipo, con un 650 Suzuki, quindi il motore di un motard stradale, e sono campionessa nazionale anche di questo. Marica, se non sbaglio hai preso anche una fascia in questo settore, vero? Che fascia hai preso? Miss Rangers? Fascia di motor? Se non sbaglio a giugno del 2017. Miss Race Championship. Esatto. Sì, esatto, sì, sì. Perfetto. C'è qualcun altro? Ecco di qua. Io avevo una domanda tecnica, però devi rispondere sinceramente. Cosa pensi, vista la passione che hai, della guida delle donne? Sì. Soprattutto per strada. Come guidano le donne? Visto che devo rispondere sinceramente, è un po' brutto, perché comunque rientro in questa categoria, però devo dire che la maggior parte delle donne non sono proprio affidabili, nel senso mi fido molto di più della guida degli uomini, anche se comunque ci sono delle eccezioni, ci sono comunque delle donne molto, molto rispettabili per questo, molto brave. Anche se poi il motto che noi conosciamo è donna al volante, pericolo costante, purtroppo, quindi è vero. Grazie. Signori, a voi Jessica Calamity. Thank you.
Jessica Calamity. Shutterstock News. Signore e signori, Laura Fartauzzo. Cara Laura, questa sera che cosa ci canterai? Mamma knows best. Mamma knows best. Te da dove vieni innanzitutto? Avezzano, in provincia dell'Aquila. Avezzano, beh, hai fatto anche te un bel viaggetto per arrivare fino qua. Vuol dire che ci credi. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, signori. Detto questo, non posso che... Applauso! Grazie. Prego. Grazie. Storm in the sky, I'm gonna be played by your behavior. Oh, can I trust someone who's lying to me? So, go, no, I said, believe. I said, pick yourself and roll up, cause you know for me, no, no. And mine's best friend, yes, think that I hold on. As a joker to make me realize, to know I'm as best when, yes, I feel down to bring me a bit of a skin and feel on the solid ground. See, ain't no way, don't, that you can pick on me the rope. And I know this is consistent low. Like a S, T, R, stop. So go, no, I said believe. I said, take your stuff and roll it, cause you know for me, no, no. And I'm as best when, yes, let's get a hold. And Papa always has a joker to make me laugh. And I'm as best when, yes, I feel down to bring me your bit of a skin and feel on the solid ground. Just keep the best of mama, daddy said to me. I always use the humor as a therapy, yeah. Whatever I say, take a life too seriously. Just for you, cause you say you so perfectly. To bring me your bit of a skin and feel on the solid ground. See, mama, mama knows best. See, daddy, daddy knows best. See, mama, mama knows. Ziggy bo, ziggy bo, ziggy bo, bo, bo. See, mama, mama knows best. See, daddy, daddy knows best. See, mama, mama knows. Yeah. See, yeah. Laura Fartauzzo. Shutterstock News. Adesso dalle voci femminili passiamo alle voci maschili. Direttamente da Fondi, Davide Leone. Davide! Buonasera!
C'è un signore lì al tavolo che dice qualcosa, se qualcuno gli vuole passare un attimo il microfono. Ok, fai un attimo col... grazie. Intanto mentre arriva il microfono al nostro ospite lì al tavolo, Davide, buonasera e bentrovati. Tu giochi buonasera. In casa? Direttamente da Fondi. Ammazza, oh, direttamente da Fondi? Sì. E se veniva da Montreal, che dovevamo dire? Sti cacchi, questo secondo me sceso pure a piedi, è vero? È andato pure a fare la base musicale a quella bella ragazza là. Bravo, ha detto quasi, vuol dire che hai ragione. E il fidanzato si è ingelosito, ha detto a 26, vai a controllare, vedi che sa fare, hai capito? Ah, vedio, sì. Ok, complimenti. Delio, Davide, scusami, questa sera che cosa ci canterai? Rolling in the Deep di Adele. Ok, prego. Grazie. Thursday, a fire is starting in my heart. Reaching a fever pitch is bringing me out of the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and send me out of the alley or sheep bear. See how I do with the ripples of you. Don't underestimate the things that I will do. Thursday, a fire is starting in my heart. Reaching a paper bridge is bringing me out the dark. The scars of your door remind me of us. They keep me thinking that we almost at it all. The scars of your door, they leave me breathless. I can't feel it. We're going everywhere. Yeah.
other sock music. Stasera When I Was Your Man di Bruno Mars. Oh, ok. C'è anche un aiuto, grazie Massimo. Thank you.
all'esibizione del nostro prossimo ospite, signori Vito Cardelli, che verrà accompagnato da Miss Europa 2017. Buonasera a tutti. Buonasera Vito. A te rivista, signora Cinzia. Grazie, mi hai rivisto. È sempre un piacere. Grazie. Essere con te. Vito, io ne sono entusiasta della tua presenza di nuovo qui a distanza di breve tempo. Questo significa che apprezzi la nostra compagnia e quindi non ci può far altro che piacere. Esatto, e anche con la mia disabilità, che lo voglio dire grande, l'ho trasformato in una passione che è il canto. E questa sera vi darò dimostrazione di cantare. Non dico che so cantare, ma vi farò una dimostrazione di gran coraggio, perché la disabilità non è una sconfitta, ma la disabilità è una grande risorsa. Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie. La felicità, le canzoni non guariscono amore e malattie, a quel piccolo dolore esiste città. Passerà, passerà, se un ragazzo è una chitarra come te, città, guardare questa vita corretta che ci ammazza di illusioni e con l'età delle canzoni passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, poi perché dell'angoscia di una ricca poveretà, a parlare degli amori che non hai, a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'ha perduta dentro. Per chi si dice addio, per chi sbatte negli ostacoli della diversità. Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio. Passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, c'è in noi e ci fa sentire come marina in balia del vento e della nostalgia, a cantare una canzone.
sia odio che sia amore passerà. Vito Cardelli. Shutterstock News. Massimo Treglia. Tether your soul to me, I will never let go completely. One day your hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you will them eventually. Buonasera. Bene, cosa ci canterai? Will you still love me tomorrow? Perfetto, prego. Grazie. You give your love so
580 km. Pensavo, ragazzi, di più in realtà, perché io quando sono partita da Fondi per venire lì in Liguria, 700 e rotti chilometri. Sanremo sei andato. Ah, è vero, Sanremo, te invece sei. Sono un po' più vicino. Lerici, La Spezia. Ah, ok, La Spezia, ok. Gioella, cosa ci farai sentire questa sera? Sei quella, un brano inedito scritto da me e Jacopo Di Lello, che è lì, e gli voglio un bene dell'anima, perché mi segue ogni istante, in ogni istante. E per tutti voi questo brano qua. Chi è stato innamorato nella vita almeno una volta e ha perso una persona, questo brano qui è l'ideale. Perfetto, io non aggiungo altro, ha fatto tutto lui, prego. In questa notte dove c'è luna che si nasconde dietro di sé, ripenso a lei, a un mare diverso, sulla sabbia bagnata, pestata da chi. Ora che lei è dentro me, dietro non ritornerò, fino a che lei sarà dentro di me, solo passi avanti cercherò. E nel cielo i miei occhi disegnano i suoi, perché tutto quanto
al mare, l'onda lo tocca e lo lascia stare. Cosa mi hai fatto quella mattina? Sono rimasto fermo a guardare. E ora che lei è incancellabile, so che via da qui non se ne andrà. Fino a che lei sarà indelebile, sarà la prima che non passerà. E nel cielo e nei miei occhi di sé amiano i tuoi, perché tutto quanto ti dice chi sei. C'è luna che si nasconde dietro di sé, ripenso a lei, negli occhi che hai, di questo amore che è nato nei giorni miei. Grazie, grazie. Joel Sirico! Shutterstock News. A voi Martino Sinatti. Martino, eccolo qua. Buonasera Martino. Ciao. So che Martino è il tuo nome d'arte perché lui in realtà si chiama Marco. Marco, tu anche hai fatto tanta strada, vuoi dirci da dove vieni? Dalla Toscana, Arezzo. Dalla Toscana, sei partito a che ora per venire qui a Fondi? Alle 3:30 oggi pomeriggio. Bene, quante ore di macchina? 4. Me ne è valsa la pena? Sì, penso di sì. Che cosa ci canterai? Spirito di Ritfiba. Perfetto. Quando mi sveglio, cerco i miei sogni, non li ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti dietro e rivedere la mia fantasia. Spirito, libero, sto contento, non ho più lì dentro, libero. Spirito, sto contento, le mani, non mi parli dentro.
di luna è storto, aspetta in coda, appeso a un semaforo, raccontarlo con un sorriso, è il solito gioco che so, che in fondo è cannibali, spirito libero, sto contento, ma non mi guardi dentro, ancora, libero, spirito, sto contento, ma non mi guardi dentro, se lasci ti là che scade. Intensità, fratello libero, sei il genio della lampada, cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, ogni problema è un labirinto fantastico. Hey! Uae, 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 spirito, uae, 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 hey! Le mani, dai, forza, fai casino, dai, dai, più forte, ancora. Non è storto, c'è un gatto morto, e ruba la fantasia. Ma spuntarlo con un sorriso, è il solito gioco che so, che il mondo è cannibali, oh ae, oh ae, hey! Dai, le mani, forza, dai, dai, fai che si, dai. Spirito, libero, sto contento, ma non mi balli dentro, ancora, libero, spirito, sto contento, ma non mi balli dentro, se lasci di là che scatena l'intensità, fratello libero, sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, ogni problema è un labirinto fantastico. Uae, 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 spirito, uae, 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 spirito. Si chiude la nostra scaletta di concorrenti, per cui mentre la giuria si ritirerà per deliberare, io qui sul palco volevo chiamare un nostro ospite d'onore, l'ospite della serata, la special guest della serata, l'ideatore nonché il direttore artistico del Sanremo Doc, signori Danilo Daita! Danilo! Sì, sono sì. Ben trovato di nuovo qui a Fondi. Grazie, grazie, grazie a te, è grazie. È sempre un piacere averti qui nella mia città natale. Siamo top, però va bene. Sì, effettivamente sì. Il top sarà dopo averti sentito cantare in realtà, perché sì. Non vedo l'ora di ascoltare quella tua bella voce. Che ci canterà, io lo so. Sì, canto la canzone che
è inserita nel mio prossimo lavoro, spero di presentare durante la settimana del festival. Lo spero anch'io. L'ultimo lavoro che si intitola La città è vuota, la canzone invece è Ti amerò. Signori, ti amerò! Siamo dal quarto classificato. Lo dici te o lo dico io? Desiree Basile. Io vorrei chiamare qui la Miss per i premi. Vieni Marica. Intanto vieni qua, tesoro. Un attimo solo. Oh,
trofeo. In più un piccolo gadget da parte di Miss e Mister Europa in tour. Complimenti signorina. Volevo aggiungere che il trofeo che ha vinto Desiree fa parte di talenti, i migliori talenti nascenti, e ti volevo dare questo piccolo omaggio floreale. Complimenti. Terza, adesso non so, classificata del Winter Castle Festival. Cioè avete voi il foglietto, ve lo siete ripreso? Sì. Allora, mentre voi prendete il premio, io prendo il foglietto, così faccio salire al secondo posto? Sì. Allora, terzo posto per... forse Gioele? Gioele? Joel Sirico. Tornerai nella tua meravigliosa Lerici con un premio importante, Joel. Complimenti. Soprattutto perché hai portato un inedito e ci vuole coraggio. Adesso le cose che non succedono mai succedono qui. Che al secondo posto un pari merito. No! Come no? E come si fa? Il pari merito premiamo due secondi posti. Rimani qua. Anche l'altra piccola bambina Desiree. Al secondo posto due voci veramente straordinarie. Un ragazzo e una ragazza. Ah ecco, tanto per cambiare. Delio Cursi e Greta Scarsella. Scaringella! Scrivetelo bene. E non l'ho scritto io, comunque si ha ragione. È Scaringella! E Greta Scaringella! Brava Greta! Vieni qua, stellina. 16 anni. Bravissimo anche tu. Perché piangi? Loro li conosco tra. Vabbè, pensa a te, riprendi, scusa. Che piangi? Se... premio come miglior attrice protagonista a Cinzia Cella. Allora, li hai premiati? C'è la Miss. Adesso il premio lo divideranno. Come si fa? Quanto vi vorrei vedere senza tacchi? Primo classificato. Volevo aggiungere una cosa, sì. A questo punto farò fare un altro trofeo, certo, esatto, che verrà dato a Delio Cursi. E con... che per galanteria lascia questo esattamente, trofeo. Esattamente, stesso premio che è stato dato a Greta Scaringella verrà dato a Delio Cursi. Non ci aspettavamo questo pari merito, purtroppo, anzi fortunatamente, purtroppo... La colpa è di Vito che ha messo tanti mezzi voti. Io cattivissimo. Esatto, ma poi sono contentissima per una cosa. Entrambi questi ragazzi hanno vinto delle battaglie loro personali e Greta, la timidezza, tanta timidezza, lei non voleva partecipare, ecco perché io sono emozionatissima, perché non solo ha partecipato, ma è pure brava! Applauso, cavolo! E Delio è la stessa cosa, voi lo vedete così, ma lui è un ragazzo tanto sensibile, tanto timido anche lui, per cui entrambi avevano lo stesso obiettivo e sono arrivati a pari merito, ecco perché sono emozionatissima, perché è bellissimo questa cosa. Vince l'edizione invernale del Castle Music Festival Claudio Baglioni.
Ah no, non, c'è, non partecipa. Claudio Baglioni? Chi è? Laura Fantauzzo! Laura, io ho visto le votazioni, hai vinto per mezzi voti, ma a loro hanno avuto dei 9,5, tu hai avuto tutti 10. Niente, non vuole nemmeno il regalo. È così, contentissima così. Laura, volevo darti anche un piccolo gioiello dell'alta gioielleria, Mixixi, complimenti, auguroni. Grazie Laura, veramente sei stata straordinaria. Adesso, quando abbiamo finito le premiazioni, naturalmente ci farai riascoltare il brano in qualità di vincitrice. Adesso è arrivato il momento di Sanremo Doc. Sì, è vero, non finisce qui. Non finisce qui. I giallisti hanno vinto nel 97 il Festival di Sanremo con una canzone che è ancora immortale, che è Fiumi di Parole. Io vi sfido a dirmi le canzoni che ha vinto 3 anni fa il festival, ve la ricordate? Nessuno. Neanche io, quindi. Io il festival non lo guardo praticamente mai, però quella canzone me la ricordo, perché è ancora oggi un successo. Loro fanno questo programma dedicato esclusivamente agli emergenti, quindi alle new star. Io ho scelto per questo programma radiofonico, non mi ricordo il nome d'arte, comunque Mattia Cauda. Bob Matti! Bob Matti. E Joel Sirico, che già è qui sul palco. Joel Sirico! È un premio soprattutto al fatto che loro hanno portato degli inediti. Ci vuole il coraggio per portare degli inediti, ci vuole il coraggio anche per produrli. Al programma dei giallisti partecipa anche Laura Fantauzzo, gliel'avevo già annunciato, quindi loro sono i ragazzi che con noi parteciperanno al programma, poi vi dirò come fare. I due ragazzi che invece potranno partecipare gratuitamente a Sanremo Doc Musica di Origine Controllata 2018 e che si esibiranno da noi martedì 6 febbraio, che è il giorno di apertura del Festival di Sanremo. Noi inauguriamo il Festival la domenica 4 febbraio. I ragazzi sono Delio Cursi, sì, bravissimo, Greta Scaringella, come no, vabbè, ritiro, non ce la faccio. Loro due, venite qui, vieni Greta. Loro due sono i ragazzi che parteciperanno dal Winter Castle Festival a Sanremo Doc 2018. Bravi, veramente meritate questa apparizione a livello nazionale. Io lascio il microfono a voi, vi do l'in bocca al lupo, se ci avete due fazzoletti dateli a Cinzia, che ne ha bisogno. Va bene? Sì, tutto ok. Lascio volentieri il microfono a Laura, perché voglio risentire quel brano meraviglioso come lo ha cantato. Guarda, prendo io i premi, li porto alla mamma. Questo te lo riporto. Voi potete anche rimanere sul palco e fare quello che hanno fatto le bambine fino adesso, quindi fate. Ok? Io vi guardo da sotto. Vi ringrazio per essere stati con noi fino a questo momento, e spero che ce ne siano altre di queste edizioni. Ringrazio Cinzia Cella che mi ha invitato. Grazie a te, io Danilo. Volta. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Viva! Like a storm in the sky, I'm gonna be played by your behavior. Oh, can I try?
After all, someone was lying to me. So oh, oh, no, I said believe. I said take yourself and roll, 'cause you don't follow me, no, no. And I'm an unspaced man, yes. And said I hold on. And Papa always has a joker to make me laugh. Mama's best friend, yes. I feel down to bring me over, or I steal my fear on the solid ground. See, ain't no already told that you can become in the road. And I know this is contestant low, yeah. I think I'm flying like an S. Oh, stop, so go, go, no, I said, believe. I said, take yourself and roll, 'cause you know for me, no, no. And mama's best friend, yes, to get a hold. And Papa always has a joker to make me laugh. See, mama's best friend, yes, I feel down to bring me your bed, always keep my fear on the solid ground. Just keep the best on my daddy said to me, but always use a humor as a therapy, yeah. Don't ever say take a life too seriously, just 'cause you, for you, 'cause you so perfectly. Mama knows, ziggy-bo, see, mama's best friend, yes, to get a hold. And Papa always has a joker to make me laugh. See, mama's best friend, yes, I feel down to bring me up there. Always keep my feet on the solid ground. See, mama, mama knows best. See, daddy, daddy knows best. See, mama, mama knows. Ziggy bo, ziggy bo, ziggy bo, bo, bo. See, mama, mama knows best. See, daddy, daddy knows best. See, mama, mama knows. Yeah. See, yeah. Shutterstock.